Chi mi segue da 6 mesi, io, e tutti coloro che vengono sul mio canale, e siete veramente in tanti perché ormai siete più di quasi 3.100, sa che io non faccio mai video bomba, video esclusivo, video clamoroso. Gli ultimi che feci era quando io avevo avuto un'informazione che poi si era rivelata giusta, ma però non si è concretizzata perché appunto non siamo riusciti ad ingaggiare Guardiola nonostante vari tentativi. Vari ostracismi, cose di questo genere, problematiche di soldi, lo staff di Guardiola, così, e poi si è virato su Sarri, no? Allora, dovete sapere che, perché ho citato questa cosa? Per due motivi. Primo perché, appunto, è l'unico riferimento sul mio canale ad una cosa che io ho seguito e ho perorato per poi dopo comunicare 20 giorni prima di tutti che Sarri sarebbe arrivato alla Juventus al posto di Guardiola. E poi perché io feci un video. Andatelo a cercare perché c'è ancora sul mio canale, cioè non è che l'ho tolto, l'ho recuperato, se andate nella playlist Juventus, che si intitola Cristiano Ronaldo non vuole Sarri. Ok? Allora, io non ne ho più parlato perché non mi sembrava giusto nel momento in cui la stagione era incominciata, c'erano le partite ufficiali, c'era da rincorrere la qualificazione alla Champions, per non destabilizzare un po' l'ambiente. Però purtroppo con quello che è accaduto ieri sera, è giusto che vi dico una cosa, una notizia che io ho avuto. Allora, la notizia mi è stata data da un giocatore della Juventus, ok? Non mi è stata data da un giornalista, non me l'ha data uno che lavora per la Juventus, che me l'ha data un giocatore della Juventus, ok? Non rivelerò neanche sotto tortura chi è, io ne conosco 3 o 4, uno da tanti anni, da tantissimi anni, e quindi alcuni da meno, con alcuni abbiamo il piacere di scambiarci 4 messaggini, così, no? Sapendo quanto io amo la Juventus, sapendo quanto io voglio bene a loro. Allora, la notizia è questa. Questa è la notizia. Poi se si verificherà, se accadrà, se non accadrà, questo è un altro paio di maniche, come si dice a Parma, no? È un altro discorso. Però la notizia c'è. Che tra parentesi era anche abbastanza preventivabile, secondo me, a livello di intuizione. Però avendo la conferma. La cosa non vi nascondo che mi ha un po' turbato, infatti se mi vedete sono un po' così, sono un po' sulle mie. Allora, Cristiano Ronaldo ha fatto sapere ufficialmente alla società Agnelli, Nedved, Paratici, ha fatto sapere che se a fine stagione la Juventus non esonererà Sarri, lui se ne andrà dalla Juventus. Cioè, della serie si sta ripetendo quello che è accaduto l'anno scorso con Nedved e Allegri, no? Nedved disse ad Agnelli, questo non lo conferma, di questo non lo conferma, però pare che fosse vero che Nedved avesse detto o vado via io o va via Allegri e Agnelli giustamente, essendo molto legato a Nedved, d'amicizia lunghissima, ha scelto Nedved e ha mandato via Allegri, controvoglia perché sapete che Agnelli voleva tenere Allegri. Ebbene, la cosa si è ripetuta, con la differenza che questa volta non è un amico di Agnelli che fa una cosa del genere, è un'azienda, perché Cristiano Ronaldo, oltre ad essere un grandissimo giocatore, e non criticatelo perché adesso è fuori forma, non è fuori forma, signori. Ronaldo sta giocando contro Sarri. Lo so che è stupido, è da scemi fare una cosa del genere, e anch'io non sono d'accordo con lui, anche perché sinceramente a me Sarri non dispiace, però. Ve lo dico, e questo è un video flash che faccio, non voglio aggiungere nulla alla notizia che ho ricevuto. Cristiano Ronaldo vuole che venga esonerato Sarri e che la Juventus prenda un allenatore top. Evidentemente anche lui aveva fatto come sottoscritto e molti altri da bocca a Guardiola e l'idea di avere Sarri probabilmente non lo aggrada, però io queste sono illazioni mie. La cosa certa è che Cristiano Ronaldo ha detto o va via Sarri o vado via io, e a me sinceramente questa notizia mi sta rovinando la settimana del mio compleanno. Non so a voi, valutate voi. Ciao a tutti, buona giornata. La mia non sarà tanto buona dopo questa notizia che ho avuto. Ciao.